Benvenuti o bentornati qua nel mio canale. Oggi parliamo, come mi piace fare spesso a me, di editing video. E come sapete, uno dei miei software preferiti, in quanto a semplicità d'uso e immediatezza di risultati, è Filmora, un sistema che sta crescendo tantissimo e che adesso è stato aggiornato alla versione X, o possiamo anche chiamarla, se più vi piace, versione 10. Molte nuove funzioni sono state introdotte, ma una particolare è davvero fighissima. Come al solito, fatemi sentire il vostro affetto con un bel like, per me sarebbe fantastico e per voi è un semplice clic qua sotto. Se poi non siete iscritti, seguite le mie avventure iscrivendovi al canale. Come vi dicevo, è appena uscito Filmora X e ci sono ottime notizie per quanto riguarda appunto novità a livello editing con questo nuovo software. Novità interessanti che si sono aggiunte a tutte le funzioni varie che già avevamo visto di questo fantastico programma di editing video qua nel canale. Ho diversi video che trattano di questo software. Innanzitutto, per coloro che hanno già una licenza attiva del software, sarà sufficiente fare il download dal sito della versione X dell'ultima, installarla, loggarsi e vi troverete già nel nuovo software senza costi aggiuntivi. E questo mi pare già un gran bell'inizio. Ma andiamo per gradi. E partiamo dalla prima novità, ovvero sono stati introdotti i keyframe e possiamo creare, per esempio, animazioni personalizzate anche senza l'uso di transizioni automatiche. Possiamo farlo noi direttamente scegliendo appunto la nostra transizione base, ma la decidiamo noi. Ma passiamo subito al computer e vediamo insieme questa nuova funzione. È possibile direttamente sulla clip andare a impostare dei keyframe che vanno di fatto a fare un'animazione rispetto alle altre scene. Se andiamo infatti con il doppio clic sulla nostra clip e andiamo su animazione, è possibile avere dei preset già pronti di appunto keyframe oppure personalizzarli direttamente noi. In che modo? Vogliamo magari che in questo caso la nostra scena da questo punto qua, aggiungiamo un keyframe e decidiamo che da questo punto a questo punto, cioè l'ultimo, la nostra scena deve andarsene dalla sinistra verso destra. E come lo facciamo? E magari anche zoomando, andiamo sull'ultimo keyframe, gli diciamo, gli facciamo un po' di zoom e decidiamo di farla sparire andando con la X alla posizione. Mettiamo meno 2000, vediamo cosa viene fuori. Ecco, in questo caso io ho fatto una dissolvenza, diciamo, con dei keyframe direttamente a mio gusto. È possibile anche gestirle, magari farla un po' più corta, magari andiamo a vederla. È anche più veloce, questa cosa è ancora molto molto lenta e noi andiamo ovviamente a lavorarci per trovare la nostra giusta nostro giusto compromesso. Eccolo, è quello che a me piace. Bene, avete visto? Andiamo oltre, andiamo avanti, parliamo di un'altra funzione che se usata con parsimonia ed intelligenza sarà molto utile e interessante, ovvero la corrispondenza dei colori. Adesso con questa funzione si possono abbinare due clip e andare ad impostare in modo completamente automatico una corrispondenza tra le due scene di correzione colore, andando a individuare quale andarsi ad avvicinare tra le due e in modo automatico modificare l'altra. Ma vediamo un attimo per farvi capire. È possibile andare a corrispondere i colori di due scene diverse per andare a trovare una, diciamo, una linea di congiunzione
tra i due. Se andiamo a evidenziare, esempio, una scena e clicchiamo su corrispondenza colore e andiamo su visualizzazione comparativa, lui di fatto ci va a fare un abbinamento tra le due scene. Se andiamo a dare abbina, lui praticamente va a cambiare i toni di questa scena per collegarli a quest'altra. Ok? In pratica cosa ha fatto? Nella prima scena è andato a prendere una dominante di colore che ho deciso io rispetto alla seconda scena e ha fatto una modifica di colore per avvicinare le due scene alla seconda scena. Infatti se andiamo a prendere la seconda scena e la mettiamo qua, andiamo a vedere nettamente che il colore che ha nella sua naturalezza la prima scena con il colore che invece troviamo nella prima scena, vedete, ha una dominante che va a avvicinarsi alla scena appunto precedente. Ovviamente questa è una prova molto semplice e va gestita in modo preciso, però vi assicuro che è una cosa molto interessante perché non fa entrare un cambio di colore molto forte. Andiamo avanti. Un'altra funzione riguarda l'audio. È stato infatti introdotto l'audio ducking, ovvero potremo sfumare in modo rapido la musica rispetto alle varie clip che ci sono all'interno della scena, anche più clip, per far risaltare la nostra voce e ovviamente ridurre in modo adeguato il volume della musica. Ma vi faccio vedere anche questo. In questo caso abbiamo una traccia video dove io sto parlando e una traccia audio, e se andiamo a dare ok, ovviamente la musica sovrappone la mia voce. È adesso possibile, cliccando sulla clip nostra, andare innanzitutto, come sempre, a rimuovere il rumore di fondo, ma anche ad abbassare il volume delle altre clip. Se abbiamo altre clip, decidiamo da qui di andare a fare un abbassamento del 70%, ok, di tutte le altre clip. In questa zona abbiamo una sola, ma è sufficiente. Avete acquistato il vostro Mavic Mini? Ottimo, allora è arrivato il momento di usare. Ecco qui, e praticamente lui su tutte le clip che non sono la predefinita, la principale, va a rendere uniforme l'audio a seconda della nostra scelta. Finisco con la funzione più divertente e creativa, che mi sono lasciato ovviamente per ultima e che mi piace tantissimo, soprattutto perché per realizzarla è davvero di una facilità disarmante, ovvero il motion tracking, un tracciamento intuitivo degli oggetti di uso davvero banale che può far creare scene davvero carinissime. Basta usare la nostra creatività. Beh, allora, siete curiosi? Bene, guardiamo che roba possiamo fare adesso con questo software e con questa nuova funzione. Ci possiamo sbizzarrire in tantissime idee su video, su oggetti si muovono, perché è davvero, davvero un qualcosa di molto particolare che adesso andiamo a vedere, perché la ritengo davvero ganzissima. Allora, in questo caso noi andiamo a tracciare un oggetto che in questo caso sono io, che come vedete scio. Sì, ragazzi, qualche volta vado anche a sciare. Allora, in questo caso, se andiamo a evidenziare la clip e andiamo a cliccare su questo tasto qua, ti facciamo monitorare di fatto il soggetto, che in questo caso sono io. Questo è il soggetto. Io seleziono il soggetto. Quando ho selezionato il soggetto che lui deve monitorare, se clicco semplicemente su inizia il monitoraggio e lui inizia appunto a seguire, a monitorare pian piano tutti i movimenti che sto facendo io, in questo caso perché il soggetto sono io, lungo appunto la scena, nel percorso della scena. Vedete, sta andando avanti e bene, facciamola finire e poi proseguiamo.
Bene, perfetto. Lui ha finito il tracciamento. A questo punto cosa facciamo? Diamo ok e appare questa piccola oncina celeste qua. Niente, possiamo sbizzarrirci veramente su cosa far seguire in questo caso Vignett. Vignett può essere seguito da un bel cerchio che ho creato direttamente, una PNG che ho creato in Photoshop e l'ho importata ovviamente come file multimediale, e doppio clic vado a rimpiccolire il mio, mi vado a cerchiare, andiamo a vedere, facciamo una prova, ok, e non ci resta che cliccare poi qua e andargli a dire che il soggetto tracciato deve essere seguito dall'oggetto cerchio. A questo punto vediamo un po' che viene fuori. Diamo gli ok, play. Vedete, io rimango esattamente nel centro di questa icona cerchiata che fa capire che sono io in questo caso che sto sciando. Cioè è una cosa molto molto carina, bellina, e immaginate quante idee, quante cose possiamo inserire nei nostri video per fare cose creative. È davvero davvero molto interessante. Ma non solo è questo, perché se io vado ad eliminare in questo caso la mia PNG che mi sono creato, vado ad inserire esempio un titolo, andiamo a prenderci un titolo, questo, e andiamo a trascinarlo in questo punto, andiamo a scorrerlo fino alla fine e andiamo a, ovviamente, ecco qui, questo me lo metto qua e questo me lo metto qui, poi qua ci scrivo ovviamente Vignett, perfetto, lo posso anche un po' spostare più vicino a me, qua ci andiamo a scrivere guarda che sciatori, andiamo a vedere, ok, perfetto. A questo punto vediamo cosa può venire fuori, andiamo ancora qua, doppio clic, lo colleghiamo a titolo 3, ok, e vediamo quello che viene fuori. Ovviamente non va bene la misura, andiamo a organizzarlo in modo più carino e adeguato a quello che è poi il punto esatto dove dovrà stare. Mi sembra che ci siamo, ok, proviamo a dare via, play. Eccolo, adesso apparirà anche Vignett, vedete, è davvero davvero molto molto particolare e si riesce a fare tante cose anche seguendo un oggetto e scrivendo che cos'è, che cosa non è. Si può ovviamente tracciare più scene nella stessa timeline con più voci e quant'altro, e dunque lascio a voi l'immaginazione di tutto quello che possiamo fare con questa nuova funzione del tracciamento degli oggetti. Bene, avete visto che figata totale che è questa e che semplicità d'uso, disarmante. Mi sembrava addirittura di essere al comando del mio drone con attivato l'Active Track, davvero una sensazione del genere. Magari se siete interessati potremo fare un bel tutorial avanzato per creare e darvi idee su cosa poter fare in modo incredibile con questa funzione all'interno dei vostri video. Ma se vi interessa lasciatemelo scritto qua sotto, ovviamente all'interno dei commenti.
Chiudo con un'ultima novità, avete visto, il mio display è chiaro, è bianco, non più scuro come si usa di solito l'interfaccia. Adesso si può cambiare semplicemente con due clic, molto velocemente, decidendo quello che ci piace di più e quello che preferiamo ovviamente. E poi ci sono delle scorciatoie da tastiera per i vostri comandi più frequenti da poter scegliere in modo molto rapido. Via, ormai che ci siamo, vi fa vedere un secondo anche questo. È possibile anche direttamente dal menu andare a impostare le scorciatoie da tastiera in modo tale che possiamo decidere direttamente noi quali tasti premere per riuscire poi a trovare la nostra combinazione per fare velocemente le impostazioni più comuni che usiamo con il programma. E vedete, ci sono veramente tutte. E è possibile anche sempre da qua andare a nelle preferenze a cambiare esempio. Avete visto, io stavo usando una un desktop bianco perché questa è la novità di questo Filmora. È possibile anche andare a decidere esempio modalità scura e si ritorna al vecchio Filmora classico che ho sempre usato. In questo momento io lo preferisco luce e ritorno sul bianco. Beh, direi davvero è tutto a questo punto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima con nuovi interessanti contenuti sui droni, sulla tecnologia e ovviamente sull'editing video, che è la mia passione assoluta. Alla prossima, ciao da Binghanette, un abbraccio a tutti, ciao!